se il nuoto è un bel modo per dimagrire. Secondo voi esiste uno sport migliore di altri in termini di dimagrimento? Esistono sport più efficaci e sport un pochino meno efficaci. Questo è dato sostanzialmente da quanta muscolatura noi andiamo a coinvolgere in quello sport. Il nuoto è un'attività bellissima con un sacco di elementi positivi. È una bellissima attività che coinvolge veramente tanti gruppi muscolari. Con un po' di fantasia possiamo dire che vengono reclutati tutti i gruppi muscolari che noi abbiamo nel corpo umano. Noi però non siamo dei pesci. E l'elemento acqua infatti rappresenta per l'essere umano dei limiti. Quasi tutti i limiti sono legati praticamente all'assenza di gravità terrestre. Limite numero 1, in acqua noi non possiamo andare ad allenare con qualità la componente muscolare, infatti l'unica resistenza che noi possiamo riscontrare è quella dell'acqua. Limite numero 2, sempre per il discorso gravità, non andiamo ad allenare i muscoli antigravitazionali, che sono i muscoli che sostanzialmente ci fanno stare eretti in piedi. Questa ipotonia di muscoli antigravitazionali può portare a dei problemi legati a mal di schiena, a problemi alla colonna in generale. Possiamo quindi dire che il nuoto sicuramente è un ottimo modo per consumare tante calorie. È sicuramente un ottimo modo per allenarsi con la schiena completamente in scarico. Il nuoto è sicuramente un ottimo elemento in un programma di dimagrimento, ma è soltanto una piccola parte del programma. Se volete veramente migliorare in maniera duratura, serve anche andare a allenare la componente muscolare in palestra o in altre strutture apposta. Ciao ragazzi, alla prossima! We'll beat a bad trick, beat a batter's on the window.